Bravo ragazzi, siamo Leo Gaming. Oggi siamo qui col video per i 500 iscritti. Sono come sempre in compagnia di Ghost Predator, che adesso lo riconoscerete subito. Sì, allora, in questo video tipo faremo del tot di kill, un tot di kill, presumibilmente saranno sempre tre, con e ci tipo ci complicheremo la vita, tipo usando degli oggetti che possono far sì che bestemmieremo. Confermo. Quindi raga, guardatevi il video. Ok ragazzi, la prima sfida consiste nel fare 3 kill da una distanza considerevole, visto che giochiamo su un 19 pollici, cos'è? 21, non lo so, comunque sì, è piuttosto semplice come sfida. Anzi, 3 kill, facciamo 6. Quindi ragazzi, se questo vi sembra facile, aspettatevi altro, perché abbiamo deciso di andare dalla più semplice alla più difficile. È già qui, scusa, non ho visto. Sì, forse voi ragazzi non vedete la vera distanza, magari dal video non si rende bene l'idea, ma sì, non è poi giusto. Cioè, non è poi così semplice. Se l'hanno fregato. Okay. Qualche nabbone. Vediamo se Rappo riesce a arrivare al 50% della sfida. Spero che si sente l'audio fin là. Sì, magari non è più forte, ma a parte che giocare con la mia connessione è già una sfida di per sé. Perché 4 mega. Sono per adesso sono col wifi, quindi è ancora peggio. Siamo 4 mega scarsi, perché lo speed test mi segna 4 mega, ma sono abbastanza fasulli. E un buon 80 di ping più o meno, quindi è già una sfida solo giocare, riuscire a fare un buon risultato con la mia connessione. Figuriamoci fare adesso con le ultime sfide, che saranno veramente difficili. Sì. Noi le abbiamo già escogitate e sappiamo cosa vuol dire. Poi lo scoprirete. Ma sicuro non mi vede neanche, ma è promesso. L'ultima, no, muore. Perché riesce a tenere il raggio di 2, eccolo lì, che mentre scivola. Mamma mia, che laggata, bella. Un bel laggone, però vabbè ragazzi, la sfida è completata. Ok ragazzi, eccoci tornati con la seconda sfida. Sta giocando Ghost Predator e sta giocando con una maschera di soft air della stessa distanza con cui... della stessa distanza della quale ho giocato prima. E niente, adesso il suo obiettivo sarà quello di fare 3 kill nel minor tempo possibile. E vediamo se ce la farà. Sì, allora, premettendo che con questa cazzo di rete non sta finendo. Niente. 24 secondi. No, fa ancora, dobbiamo rifare. Andiamo avanti uguale, ci sentiamo. Cioè, che senso ha far entrare uno in partita quando mancano 20 kill? 20 kill, quando mancano 3 kill? 30 secondi. Cioè, capisco finché partecipi quando sei a 3, 4, anche 10. Se sono grandi una possibilità ce l'hai, ma 3 kill? E manca 30 secondi. Scommettiamo? Non credo che mi faccia entrare con 5 secondi. Mi fa entrare per vedere la fine finale? No, non ti fa entrare, vedrai. È un gioco che lo fa così. No, appena cominciato. Perfetto. Allora iniziamo al 3-2-1. Allora ragazzi, eccoci con la seconda sfida. Sto giocando Ghost Predator con una... di là. Con una maschera da soft air, con una grata davanti. Non ha neanche il vetro, addirittura la grata di ferro. Da una stessa distanza dalla quale l'ho giocato prima. Niente, il suo obiettivo sarà quello di fare 3 kill, quindi vediamo un po' quanto tempo ce la farà. Ok, Beh, la quanto potrebbe essere magari un po' di te che parte che lagga, ma
uguale a prima, non è proprio identico, perché avere una rete davanti agli occhi che ti sfalsa tutte le immagini non è poi così piacevole, e soprattutto giocando, come dicevo prima, nel televisorino piccolo non si vede niente, esattamente niente. Però non mi preoccupo più di tanto, perché so che dopo sarà di peggio. Anche molto. No, vediamo un po'. Sì, sto in questa zona qui che c'è lo spawn trap. Non so, se solo riuscissi a vederli, non dico da sparare. Ok, te ne manca una. Beh, l'altra me la vado a cercare, dai. E lo evita, non so che cazzo è successo, ma... Dobbiamo fare che ti flash. Non l'hai evitato in pieno ancora. Ah. Devi abbassare per evitarlo. LOL, va bene, ne facciamo 4, dai. Ok, no, 4. Magari che sono cose di 30 secondi. Ragazzi, a parte che questa maschera qua mi sta schiacciando gli occhi e mi fa male abbastanza, perché l'ho messa male, sono un coglione. No, dove cazzo sono questi bambini? Allora, un'altra bella laggata. Dove mi sparo sto qua? Scommetto che era camperato. Ma non mi dire. Mamma mia, ragazzi, sti giocatori fiori. Un bel drop shot, 3600 colpi. Boh, no, ma dopo chiudi ci siamo. La sfida è superata, vediamo se riesco a fare la quinta, ma scommettiamo che mi ammazzeranno, oppure... infatti... Dai, ma ragazzi, ma perché? Vabbè, dai, il gioco non si ok, passiamo alla prossima sfida. Bella ragazzi... no. Ok ragazzi, siamo a un'altra sfida. Rappo dovrà fare 6 kill prima che io riesca a finire di risolvere il cubo di Rubik, quindi comincio. Allora, 6 kill prima che io risolva il cubo. Ti senti come se vedrà neanche io. Eh? Poi dobbiamo fare una foto alla TV. Uno. Sì, per farvi vedere che qualità di merda che ha. Perché veramente ragazzi è una TV del cazzo. È proprio il caso di dirlo. Ok, a quanto sei? Due. Bene, perché io ho già completato una faccia. No. Che cazzo è sto qui? Gesù? È un camper. Sì, ma non mi devo distrarre. Devo muovermi, anzi. Ehi, amico. Ancora un po' non l'ho ammazzato. Sono ti sono coltellata. Ok, allora, verde e rosso. No, non vuoi fottermelo così, dai. Non riesco a vederlo, perché non riesco a vederlo, non mi piace. Ok, ho fatto una faccia. Ma tutti a camperare in ste robe, eh. Me ne hanno giocati 3. Ok, sono 4. Sì ragazzi, non parleremo tanto perché lui deve concentrarsi, oppure che devo riuscire, cioè devo dargli un po' di competitività. Ma guarda! Dio! È trovato una lobby di campioni? No, ecco perché non gioco per questo gioco, per questo motivo. Non ho proprio idea. Lui mi spawna dietro. Non puoi senza audio. Sì ragazzi, non. Ma guarda! Guarda, guarda dove sono spawnato. Dai, ma assurdo. Guarda, quarta volta di fila. No, se gioco qui mi prende per il culo, Gioco di merda, oh. Ma non vedo. Dai, guardali. Ma gli sembra normale o no? Allora, sono le ultime mosse. Ho paura per le prossime sfide. Ho paura veramente. Ok, sono all'ultima mossa. Cazzo, io invece ce l'ho davanti.
nemico localizzato. No. Se non sbaglio con nostro però. Sei a 6? Vabbè, ok, ho perso, la sfida è stata fatta. A me mancava un niente per finire. Vai avanti, finisce, vediamo quanto arrivo. Ok ragazzi, vi sembra strano vedere questo, ma questa sfida consiste nel fare 3 kill guardando attraverso questa tendina. Si vede? Come non vedete siamo all'esterno, io sono fuori dalla finestra. Adesso farò vedere bene io dov'è. Con questo bel joystick dorato, perché io sono un pro. Chiudi la finestra che devo scegliere l'equipaggiamento. Tetto. Io sono sul tetto, sì ragazzi. Ok. Vi faccio vedere che è di là. Io allora mi metterò da qui a filmare. Mancherebbe che vedessi. Hai fatto una cagata. Hai fatto una kill, serio? C'era uno lì. Boh! Non guardavo. No raga, qua la petto no, non vedo niente. E cioè, ci sono tipo 3-4 gradi. Sì, sono in maniche corte. Con la nostra maglietta official. Ma io non vedo un cazzo. Ha già il doggy. Non vedo niente, veramente. Questo non è niente in confronto alla prossima sfida. Want a candy? Bravo, corri in mezzo alla mappa quando non vedi, niente. Io ti consiglio di mirare. Sì, comunque sono dei pompinari questi. Perché io sto giocando da fuori dalla finestra e questi qua osano camperare. Oh, che palle! Ancora qui esco qua. Occhio, non da ancora lì! E non so, spawnano. Dio! Ce l'ho lì, c'è davanti, vai. Non so, l'ho visto. E dicevo, guarda, se non trovo qualcuno da davanti non lo farò mai, se sfida, che non li vedo. Fermati qua. Satcom nemico localizzato. Vai. E andiamo. Abbandonato la partita appena. Ok, vediamo se riesco a fare una quarta. Vediamo guarda, se non fatti tre. Vabbè ragazzi, la sfida è fatta. Sì. Beh ragazzi, eccoci con un'altra sfida. In questo lui sta usando una mano. Generalmente sì. Una mano per giocare da. Abbiamo guardato la distanza perché se no non si vede che sta giocando con una mano. E anche perché sennò sarebbe proprio impossibile. A parte il fatto che ci sia già un fucile a pompa del cazzo che mi gratta la minchia, l'ha detto proprio così perché io i cecchini e il fucile a pompa in un gioco così non li capisco. Vediamo se riesco a centrarlo. A parte che mi ha fatto danno da 200 metri, giusto solo per precisarlo, non so. Se volete fare che quando esplode fa danno across the map, già che ci siete, inventori di merda. Se me non posso laggare, minchia, i camper. Ragazzi, io non so. Allora, dov'è il divertimento nel camperare? Il fatto che questo qua gli prendo 3000 colpi e a morire se... Allora, se nessuno di voi ha giocato contro i bot, magari, vi è mai capitato di giocare contro i bot, se vi piace. Guardate le killcam che vi fanno, le poche che vi fanno, perché, vabbè, sono grandi. Se fate caso, sparano tutti senza mirare. Tutti.
proprio in uno studio con voi. Sì, se solo riuscissi a girare l'angolo. Minchia, la gatta paura. Lo sentite bi 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 e salto per aria. Sentite perché non c'è l'audio. Sì, infatti. Noi giochiamo senza audio perché siamo ancora più masochisti, no? Non è che magari, essendo che io uso specialità come cos'è? Silenzio di tomba e amplificatore, amplificazione lì. Magari. C'è una merda. Sì, lo so, non fa niente. Prometto che tanto sopra anche noi. Minchia quanto mi fai vomitare. Anzi no, dire che mi fai vomitare e farti un complimento. Cioè ragazzi, ma dov'è il divertimento nel stare così, così, non lo stanno così, accucciati, a che cazzo ne so cosa stanno facendo? Fanno le pippe, si fanno. Anzi no, sono bambini, non sanno cosa si fa. Esce lì. No, c'è questo. Ma non esce, perché lui deve camperare. Dai, c'aveva anche il cane. Jesus. Tanto mi c'entrerà a me, io sono una cane. Guardalo, figlio di puttana. Che cazzo ci provo a fare? Piuttosto, stronzetto. No, non mi prende la sua arma. Ridammi la mia. No. Invece da un centimetro con il marker non quello di prima. Ah già, ho due armi. LOL. Ma che cazzo è? Ci fai morire il bloccare? No. Cos'è? Una palla di fiero. Ma non ci sono solo nei. Allora un cane forse. No, no, il cane non era di quello che mi ha ammazzato. Cioè il cane era di uno. Non lo so, cioè il cane ha ammazzato quello che mi ha ammazzato. No. Sì, vabbè, ma allora. A parte il fatto che lui era da. Gli sono passato davanti nella killcam, si vede che sono ancora lì. Ah, perché lei ne prende di mira anche il cane. Perché il coltello funziona a tutti meno che a me? Cazzo! Perché ti vedo che stai giocando con la mano. No, vabbè. Ma allora, a parte che il fatto che da là in fondo che cazzo ci faceva il cane. Il cane fa spawn kill da oggi, sai. Non so di nabbi, anche i cani adesso si mettono. Sì, oh minchia, eh? Cazzo spari! Figa, è difficilissimo giocare così. Devo trovare delle tecniche per correre. Scommettiamo che si va ancora qui. Miracolo! Aspetta, dove ti arriva? Non sono buono. Silenzio tombale. No, è difficilissimo. Non mi sono deciso, cos'è? Vuole una medaglia? Fateci un picchio di fila, con un encomio che attesti di tua qualità di nabbo di merda. Oh, ma i camper, quando li vado a sgamare io, dove cazzo sono sempre? Piacerebbe saperlo. Allora, che senso ha questo mirino? È come il localizzatore bersaglio, il mirino dei finocchi. No, il mirino dei finocchi. Perché in questo gioco non è ancora corretto che comunque il mirino non c'era in culo. Capisci però? No. Ah. Qualcuno ha suonato il mio campanello, probabilmente non l'avete sentito perché non si sente, è stato Speriamo. Debole, ma... va... No! Perché i figli di troia ci sono sempre in tutto il mondo? Nel palindropio, sai? Sì, ho capito, ma quando penso... Quando cerco di... lo so, ma... No, a sdraio aspettano. LOL! La sfida è completata, ragazzi. La sfida è completata e io ci vuole un blocco. Basta, due mani. Sì. Ok, ragazzi, la prossima sfida. Bene ragazzi, siamo all'ultima sfida, la penultima sfida di questa mostruosa
in questo mostruoso video dove ci stanno massacrando di sfide dove ci fanno solo incassare e basta. Rapo sta giocando con una custodia di un gioco. Allora, mi giro così per farvi vedere. Davanti agli occhi. È una custodia di un gioco che sicuro che non si vede. Quasi niente, tutto sfocato, provate. Aspetta. Poi perché è anche sporca. Tutti questi fattori che complicano la vita. Sì, io mi sto sciallando perché dopo sarà, sarà il mio no, no, è un bidone. Dopo sarà il mio turno e so che la sfida che c'è in serbo per me è abbastanza ardua. E quindi devo prepararmi psicologicamente. Hai fatto una kill già o sei ancora zero? Una kill. Perché no, solo è 2-2. Perché avevo fatto una kill un attimo prima che iniziassimo a parlare. Sì. Quindi non lo continuo. Ok, siamo a 2, però. Questo qua da dove cazzo è venuto fuori? No, ti sto in seconda mezz'ora. Beh, senza audio. Facile proprio. C'è uno? Sì. Due hit marker. Un altro hit marker. Non lo so, era attraverso il muro l'hai preso. Io sto sparando a caso, sì. Perché non vedo. Ecco, un'altra kill, signori. Vediamo se riusciamo a finire la feed. Una feed. No, molti feed. Adesso fai una tripla double quickscope con la mano. Boom. Boom, boom, boom. Questo. Che drive. Ok, basta perché mi questo. L'importante è che la sfida è stata completata. Gli occhi. Ok ragazzi, questa è l'ultima sfida. È un casco al contrario, lui sta vedendo tramite questo e questo ed è una cosa veramente assurda. Sono già morto. Il buco. E no ragazzi, non vedo un cazzo. Perché ci sono dei piccolissimi buchi dentro questo casco che permettono di vedere tramite questo feritoio, ma dov'è il mirino? Ah, ecco. Cioè, ma vi assicuro che questa sfida è la più difficile che abbiamo fatto. Faccio una kill! È la più difficile che abbiamo fatto, anche perché non si vede quasi, abbiamo provato entrambi e si vede veramente pochissimo. No, no, tu non hai idea di quanto si veda. A parte con la bocca schiacciata contro il casco non riesco a parlare. E non riesci neanche a respirare. Fa un caldo soffocante. Ah, il collo. No, no, io non rifarò mai più una per voi. Povero Ghost Predator. Mamma mia. Si è pentito della sfida. Che lancio. Ok. E metterò qui nella gara, non mi vedo niente. No. Ragazzi, se qualcuno a casa ha un casco. Non fatelo perché è rincoglionito e basta. Che cazzo è? Ehi! Grande! Ce ne manca una! Incredibile! Fallo entro un minuto perché sennò rischi di morire da soffocato! Minchia! Vedo no, mia! Dovremmo fare una sfida in apnea. Tra kill in apnea. Mi sono suicidato. Quindi ragazzi, sono riuscito a fare tra kill con un casco in faccia dalla parte sbagliata. Aia. Male. Che inferno. Questi sono i piccoli fori. Non so se si riesce a vedere. Prendi un attimo qua la luce lì e puntala. Quei due sono i piccoli fori. Vabbè, sì, che tu da li vedi. Vedete questi due microscopici fori che ci sono lì? Ecco, io vedevo attraverso quelli. E poi da contare che ci sono 5 cm di polistirolo e poi c'era anche la griglia. Ok ragazzi, con questo video è tutto. Speriamo di avervi fatto divertire e di... Sicuramente. Quindi questo è il nostro speciale per 500 iscritti. Volevamo ringraziarvi dal primo all'ultimo, anche perché ci siamo arrivati in veramente poco tempo, con l'aiuto di nessuno praticamente, perché alla fine tutti i video che abbiamo fatto, tutti i like, tutti i commenti sono tutti di tasca nostra, perché non abbiamo chiesto aiuto a nessuno.
Quindi ragazzi, niente, volevamo veramente ringraziarvi per questo piccolo ma grande traguardo per noi, e speriamo di crescere all'interno di questa community italiana su YouTube. Niente, grazie mille. Grazie ragazzi.